questione proposta dal comune. Il presidente del Tribunale di Napoli Nord chiede la chiusura della sede maranese e mobilitazione degli avvocati. Un'altra estate nel degrado per la struttura di Licola. Prima a Verona nel giorno di Ferragosto alle 18.30, intanto Quarasceglia e del Napoli ufficialmente. Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Club. Lo avete sentito dai titoli, buone notizie per la lotta all'illegalità dell'area nord di Napoli. Da questa mattina la tenenza dei carabinieri di Caivano è diventata infatti compagnia. Ci aggiorna Serena Laizza. Sì, grazie della linea. Noi siamo all'esterno della compagnia dei carabinieri di Caivano e la notizia è proprio questa. Caivano è infatti da oggi una compagnia. C'è stato il passaggio ufficiale da tenenza a compagnia, il che significa più uomini sul territorio e un controllo anche più diretto, più vicino a 7 comuni dell'area nord. Noi abbiamo ascoltato il colonnello Nicola De Tullio che ci ha presentato il nuovo comandante Antonio Cavallo. Proprio con queste dichiarazioni restituiamo la linea. Si tratta di una risposta concreta, fortemente voluta dal Ministero dell'Interno e dal Comando Generale dell'Arma per un territorio che è caratterizzato da forti esigenze di ordine e sicurezza pubblica e dalla presenza di una criminalità organizzata e comune fortemente strutturate. Il comando comprenderà 7 comuni e avrà le sue dipendenze 4 stazioni che serviranno questo territorio. Un territorio che si estende per 46 km quadrati per un totale di 150.000 abitanti. Si tratta di una manovra importante, una qualificazione ulteriore dell'azione dell'arma sul territorio. Un'azione che sarà rafforzata sia sul piano preventivo, perché ci sarà un pronto intervento operativo sulle 24 ore, e sia sul piano repressivo, perché la compagnia è dotata di una sezione operativa, quindi di una nuova articolazione investigativa attiva sul territorio in via esclusiva. Si tratta di una risposta importante per un'area, quella a nord di Napoli, che è caratterizzata da problematiche importanti di presenza di criminalità organizzata e con particolare riferimento al Parco Verde, il rione più grande del comune di Caivano, su cui insistono delle piazze di spaccio che sono state definite tra le più grandi d'Europa. Al mio fianco c'è il neo comandante della compagnia, il capitano Antonio Cavallo, che assumerà il nuovo incarico a partire da oggi e proviene da esperienze pregresse professionali particolarmente qualificate sia in Calabria che in Veneto. A lui vanno i nostri migliori auguri per questa nuova avventura. Abbiamo argomento: grande successo per il Pizza Village a Napoli, ma non mancano le polemiche. Ci colleghiamo con Francesco Molaro, per noi in diretta dal lungomare. Sì, grazie della linea. Io sono alla Rotonda Diaz, per la precisione nelle adiacenze della Rotonda Diaz, dove è finito da pochi giorni il Pizza Fest e impazza la protesta. Ma soprattutto, come vedrete adesso dalle immagini, proprio qui alle mie spalle c'è una zona della villa comunale con ancora tantissimi rifiuti lasciati da questi giorni di Pizza Fest, dove ci sono state tante polemiche. La problematica soprattutto del traffico, centinaia e centinaia di persone che hanno visitato gli stand di Pizza Fest che non sono stati ancora tolti. Perché? Perché nei prossimi giorni inizierà Bufala Fest, quindi una seconda ondata. Gli organizzatori oggi hanno risposto alle polemiche, perché si è parlato di delocalizzare un evento come questo, praticamente si è parlato della mostra d'oltremare, qualcuno ha detto a Scampia, qualcuno ha detto il centro direzionale. Gli organizzatori piccati hanno risposto con un comunicato questa mattina dicendo che o sarà sempre il lungomare oppure trasferiranno questa festa, questo momento dedicato non solo alla pizza ma anche a tanti eventi. Ci sono stati grandi appuntamenti musicali, c'è stato anche Gigi D'Alessio qui sul lungomare, lo trasferiranno per esempio a Milano. Intanto abbiamo visto delle immagini con dei rifiuti anche speciali, dei bidoni dove c'è dell'olio che dovrà essere smaltito. Sappiamo che questa mattina la SIA ha ripulito la zona soprattutto da questi rifiuti ingombranti, rifiuti speciali, ma come vedete dalle immagini ci sono ancora tantissime bottiglie, lattine, cartoni di pizza, insomma l'aria ancora molto molto sporca. Nei prossimi giorni, vi dicevo, ci sarà
Bufala Fest, quindi la struttura, il palco non sono stati ancora smontati. A favore di Pizza Fest anche Luciano Pignataro, che ha detto: non facciamo i fighetti, non è una sagra quella del Pizza Fest, è un evento che dura 10 giorni, dove ci sono ospiti musicali e non, e soprattutto c'è la bontà della pizza. Ne riparleremo sicuramente, intanto speriamo che l'aria venga ripulita. A voi la linea qui dal lungomare di Napoli. Ipotesi vendetta del clan dietro la scomparsa di Andrea Covelli, il 26enne di Pianura. Intanto familiari e amici continuano a chiedere che torni a casa. Ti vogliamo Andrea! Dateci Andrea! Andrea! Un nuovo corteo ieri a Pianura per chiedere il ritorno di Andrea Covelli, il 26enne scomparso ormai da più di 48 ore. Era sceso poco dopo le 2 di notte a comprare dei cornetti in via Epomeo a Soccavo. Qui la scena è stata ripresa dalla videosorveglianza della zona. Due loschi figuri in moto si sono avvicinati a lui, gli hanno sequestrato le chiavi dello scooter e del cellulare per costringerlo a seguirli in direzione Pianura. Da allora se n'è persa ogni traccia. Noi temiamo almeno che lui possa essere stato un po' come Antonio Natale, o avvicinato e bullizzato, o che sia addirittura una vendetta trasversale rispetto a vicende del passato che non lo riguardano direttamente. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista e stanno scavando tra le frequentazioni del giovane alla ricerca di indizi che possano portare alla risoluzione del caso. I familiari avrebbero dichiarato che negli ultimi mesi il 26enne sarebbe stato in più occasioni fermato per strada e picchiato da alcuni ragazzi della zona, che lo avrebbero preso di mira per motivi non meglio precisati. Andrea, che lavora come parcheggiatore nel garage dello zio, non ha precedenti e non risulta legato alla criminalità locale, ma frequenterebbe diversi ragazzi che, al contrario, per gli investigatori, sono inquadrati nel clan Carillo Perfetto e che abitano nella stessa zona. Lo stesso fratello del giovane, Antonio, arrestato per droga nel 2019, fino a 9 mesi fa era considerato vicino agli ambienti del gruppo dei Carillo. Poi si sarebbe allontanato da Pianura, tagliando i ponti con la malavita. Per gli inquirenti, la sparizione di Andrea potrebbe essere legata a una punizione del clan. Ora però l'intero quartiere si ritrova ai riflettori di procura e forze dell'ordine puntati addosso. È tornato in Italia Raffaele Mauriello, elemento di spicco del clan amato Pagano, estradato dagli Emirati Arabi Uniti e accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto abusivo d'armi. L'estradizione è stata eseguita dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Ad attenderlo all'aeroporto di Fiumicino c'erano i carabinieri del nucleo investigativo e gli agenti della squadra mobile di Napoli. A Mauriello la DDA di Napoli contesta anche l'omicidio di Andrea Castello, assassinato il 14 marzo 2014 a Casandrino nell'ambito della faida intestina a Amato Pagano, che vide coinvolti i gruppi dei Maranesi guidati da Mariano Riccio e dei Melitesi. A causa di questo omicidio nei confronti del RAS degli scissionisti venne emessa il 27 settembre 2018 una misura cautelare. Lui, per sfuggire al provvedimento, scappò a Dubai. Dopo l'arresto, ora però è tornato in patria per scontare la pena. Cambiamo argomento. La sede del giudice di pace di Marano è ancora a rischio chiusura. Questa mattina c'è stata la mobilitazione degli avvocati. È di nuovo a rischio chiusura la sede del giudice di pace di Marano. Nei giorni scorsi, infatti, il presidente del Tribunale di Napoli Nord, Luigi Picardi, ha inviato la richiesta di soppressione al Ministero della Giustizia. La richiesta è dettata da svariati motivi, per lo più riconducibili alle difficoltà emerse sul fronte della gestione della struttura, che ha competenza su 7 comuni, Marano, Giugliano, Mugnano, Villaricca, Qualiano, Melito e Calvizzano. Questa mattina c'è stato un flash mob contro la chiusura della sede maranese. Un presidio di legalità è in chiusura, obbligatoriamente un obbligo morale deve nascere in ciascuno di noi, sia rappresentante delle istituzioni, sia dei cittadini, sia un'avvocatura che rappresenta oggi la difesa dei diritti
dei cittadini, ma soprattutto la custodia degli stessi, come abbiamo riferito poc'anzi, in un momento in cui oggi discutiamo di una revisione delle circoscrizioni giudiziarie che è un po' nella fase terminale. Un ufficio che merita strutture, risorse, competenze e merita un'avvocatura attenta, cioè come quella che vediamo questa mattina. Noi non possiamo restare inermi davanti al provvedimento del Presidente del Tribunale che chiede la soppressione del giudice di pace di Marano. Noi come sezione siamo nati qui, AIGA Napoli Nord nasce nel territorio giulianese, quindi e noi lo sentiamo in prima battuta questa battaglia. E adesso vediamo le brevi di cronaca. Terrorizza i commercianti di via Caravaggio, se ne ferisce uno col vetro. Un giovane, Francesco Obiken, è stato arrestato dai carabinieri. Il 22enne ieri è entrato in un negozio dell'Asseviario e ha aggredito senza motivo il titolare. Poi è entrato in quella adiacente e ha spaccato la vetrina. Con un frammento di vetro ha poi ferito il titolare. I militari giunti sul posto lo hanno fermato. Ora è ristretto in una camera di sicurezza. Piante di cannabis sul balcone a Ercolano ad accorgersene i carabinieri intervenuti per un presunto furto in un appartamento. I carabinieri hanno notato le piantine e hanno bussato alla porta dei proprietari di casa. Oltre alle piante in balcone sono stati trovati 12 grammi e mezzo di hashish, un bilancino di precisione e 1.700 euro in contanti. Padre e figlio residenti in quella casa sono stati denunciati. Ancora droga, Ercolano, stavolta a denunciare il figlio 25enne, è stato un uomo che aveva ritrovato droga in casa, ben mezzo chilo di marijuana. Dopo una discussione il genitore ha quindi deciso di chiamare il 112. I militari hanno sequestrato la droga e nei mobili del 25enne hanno trovato materiale per il confezionamento delle dosi, due proiettili calibro 38 e un proiettile di piccolo calibro. Ci fermiamo adesso per una breve pausa, tra poco. Peschereccio a Villaricca, Corso Europa 163. Come al mare, come a casa. Frutta Store è frutta, verdura e ortaggi. Frutta Store è arrivi freschi di giornata. Frutta Store è contorni e piatti pronti tutti i giorni. Store è a Giuliano, in via Vittorio Veneto 32. Seguici su Facebook e Instagram. Frutta Store, qualità e genuinità sotto casa. La Will Service è una società che offre servizi di sicurezza specializzata in guardiania, portierato, sanificazione ambienti. Rigeca Fan personalizza tutto quello che vuoi. Approfitta delle offerte di questo mese. Cover personalizzata con qualsiasi foto, scritta o grafica a 9,90 euro. Borraccia da palestra o borraccina da scuola a partire da 9,90 euro. Questi sono alcuni esempi. Personalizziamo qualsiasi cosa. Portacela e diventerà unica. Rigeca è a Giuliano in via Allende e su www.rigeca.it.
Il lavoro di una squadra di professionisti, l'aggiornamento costante sulle tecniche di costruzione e l'utilizzo dei materiali certificati. È Dynaflex, azienda leader nella produzione di cassonetti coibentati, monoblocchi e spalle termiche. E ancora zanzariere, tapparelle, veneziane e frangisole. 30 anni di attività e 17.000 metri quadrati di area industriale nella zona ASI di Giugliano. Per ordini e preventivi digita dynaflex.it o chiedi al tuo installatore di fiducia. Flex. Non puoi sbagliare. Da Abitare troveremo insieme le soluzioni ideali per la tua casa. Un team di esperti vi guiderà nella progettazione di tutti gli ambienti. Realizziamo insieme la casa dei tuoi sogni. Siamo a Giugliano, in via Dante Alighieri. In via Arco Sant'Antonio. E in via Nuova Sant'Antonio. Tre grandi store dove scegliere come abitare, perché abitare è importante. Ben ritrovati, andiamo avanti con il telegiornale. Sulla carta è il parco a tema più grande del sud Italia, ma anche per questa estate il Pareo Park di Licola sulla fascia costiera di Giugliano resta chiuso e abbandonato. Il Pareo Park di Licola resta nel degrado. Rinato nel 2017 con un'inaugurazione in pompa magna alla presenza delle istituzioni locali e regionali, il parco a tema più grande del sud Italia è ormai abbandonato al proprio destino. Con la rinascita dopo le esperienze di Acqua Flash e Magic World erano stati annunciati almeno 50 milioni di euro e fondi esteri in arrivo, soprattutto dalla Russia. Ma ancor prima delle sanzioni scattate con l'invasione dell'Ucraina, i rubli da queste parti non si sono mai visti. Poi doveva nascere la Casa della Musica sotto la direzione di Mogol. Nel 2019 il parco fece discutere per il caso delle bolle apparse sulla pelle di diversi bambini dopo il tuffo nelle piscine. L'ultimo post sulla pagina ufficiale risale all'agosto del 2020. Restiamo chiusi per le norme anti-Covid. E da allora i cancelli sono rimasti chiusi e lo scenario resta spettrale. Nei 300.000 metri quadrati, tra piscine e giostre, potrebbero essere impiegate centinaia di persone. Dopo il fallimento del Magic World, però, si sono registrati diversi problemi e da almeno due anni qui c'è solo una landa desolata. Non ci sono notizie dalla società che l'aveva rilevato, guidata da Vincenzo Schiavo, presidente regionale della Confesercenti, e dalla curatela fallimentare del tribunale. Intanto Giugliano sta per perdere un altro primato. Qui non ci sarà più il parco più grande del sud, perché nei prossimi anni aprirà la maxi struttura di Maddaloni nel Casertano, che sarà la più grande d'Europa. Per la struttura del litorale giulianese il futuro resta invece incerto anche per l'estate 2022. Problemi per la medicina territoriale in Campania, mancano circa 400 medici di base. Mancano i medici di famiglia. Ogni volta che uno ne va in pensione, decine e decine di pazienti si ritrovano a dover aspettare o a dover cercare qualcuno libero. Solo che medici liberi non ce ne sono. Molti camici hanno già raggiunto infatti 1.500 pazienti e per questo non ne possono accettare altri. A breve dovrebbero entrare in servizio 400 medici, ma per ora la graduatoria è bloccata. Ad oggi a Napoli medici sono circa 550, le carenze di questo mese ne sono 80. Alcuni sono tra l'altro obbligati a coprire anche altri quartieri, ma per una persona anziana non è facile spostarsi dalla propria zona di residenza. Un disagio da non poco, quindi. Ma la problematica non c'è solo tra Napoli e provincia, anche nel resto della regione e nelle altre province tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Proprio per questo si sta andando a pescare anche tra gli studenti che stanno per terminare il corso di formazione triennale. Parliamo ancora di sanità, ma di un bellissimo progetto all'ospedale San Giuliano di Giugliano, body painting sui pancioni delle future mamme.
Molto interessante, veramente abbiamo appreso delle cose che ci saranno utili appunto durante il parto. È volto al termine il corso preparto del reparto di neonatologia e ginecologia dell'ospedale San Giuliano di Giugliano e per celebrare la fine di questo percorso è stata organizzata una seduta di body painting per le mamme, colori, creatività e pancioni in un clima di relax prima del parto. Il corso di accompagnamento alla nascita è nato soprattutto dopo il Covid, in quanto abbiamo visto che ci sono donne che purtroppo vengono qui in ospedale senza poter essere accompagnate dal marito o da un familiare a loro scelta e quindi poiché noi ostetriche siamo a sostegno delle donne tra vaglia e parto, abbiamo deciso di formulare questo corso di accompagnamento alla nascita per aiutare e sostenere la donna durante il travaglio, parto e puerperio. Il corso ricomincerà a settembre. Pensiamo di avere ancora più mamme, le neomamme, perché la richiesta è stata tanta. Noi siamo contente di questo progetto, con l'aiuto, grazie al nostro primario, al direttore sanitario, alle colleghe ostetiche tutte. Entusiasmo e soddisfazione da parte delle mamme. Molto utile, molto interessante, non me l'aspettavo così. Nuova allerta meteo per il caldo in Campania. Da domani e almeno sino a martedì si registreranno circa 6 gradi in più rispetto alla media stagionale. Saranno altre giornate da bollino rosso. Nei prossimi giorni il caldo avrà infatti un nuovo forte incremento con temperature sopra la media. Il picco dovrebbe essere raggiunto domenica, ma verso giovedì dovrebbe esserci un calo con l'anticiclone delle Azzorre che spazzerà via Caronte. Intanto si vivranno ancora giornate intorno ai 40 gradi. Il consiglio è di bere tanta acqua e per non essere disidratati, ecco, di stare all'ombra quando è più possibile, chi lo può fare giustamente, le persone anziane. Le categorie a rischio è meglio che stanno insomma a casa, ecco. Non girare così come me, cioè nel senso un giro così sotto un sole rovente, poi non lo so, cercare un po' un posto con l'aria condizionata, un ventilatore, una granita, un gelato, un qualcosa di fresco per tenerti al fresco. Riva al mare mi sembra un'ottima soluzione. Sicuramente stare in casa, se possibile, nelle ore più calde, posti freschi che comunque ci sono, riparati. E limitare comunque l'aria condizionata, visto che questa non fa bene comunque al surriscaldamento globale, diciamo così. In estate per me è sempre mare, anche se quest'anno stiamo optando forse per la montagna per trovare un po' di refrigerio, un po' di fresco. Giusto, come la manifesto, perché è troppo pesante. È insopportabile. Io darei il consiglio di mettersi su una spiaggia e restare lì nell'acqua e non muoversi da là. Evitare cibi che fanno molto, molto caldo, tipo peperoncino, cose più grasse e tutto quanto, però è difficile, molto difficile. Stare in casa con l'aria condizionata, oppure venire qua al mare, almeno passa un po' d'aria, perché in città no. Idratarsi, cercare di uscire magari di sera, nelle ore un po' più fresche, e stare a casa, ecco, durante il primo pomeriggio. Il mare è la prima cosa. Per difendersi da caldo, con questa brezza marina è la cosa secondo me è l'ideale. La pagina sportiva dopo una breve pausa, tra poco. Devi acquistare una nuova cucina? Vuoi rinnovare quella esistente? Rivolgiti a Mola Group, gli specialisti delle cucine componibili e distributori per la campagna di marchi leader del settore. Ti invitiamo a visitare il nostro showroom di Qualiano in via Circunvallazione Esterna 235, dove personale specializzato ti aiuterà a progettare e realizzare la cucina dei tuoi sogni. Puoi scegliere tra una vasta gamma di elettrodomestici da incasso e libera installazione, oltre ad accessori innovativi in grado di soddisfare ogni tua esigenza. Mola Group è da oltre 30 anni sinonimo di competenza, professionalità e risparmio.
Frutta e verdura con arrivi freschi in giornata. Una vasta scelta di carni pregiate lavorate con sapienza. Una selezione accurata di salumi e una cantina fornita di un'ampia varietà di vini. Ma la nostra forza è la vostra fiducia. Da più di 25 anni puoi trovare tutto questo nei supermercati Topo affiliati MD. Siamo a Mugnano in Corso Italia, a Quagliano in via Antica Consolare Campana, a Marano in Corso Italia e a Giuliano in via Marchesella e nel centro storico in Vico Pozzo. MD Topo. Nessuno come noi. Chocolate per tutte le occasioni. Rispettiamo le regole in materia di sicurezza sanitaria e offriamo professionalità, affidabilità e assistenza per le emergenze con un pronto soccorso odontoiatrico con reperibilità telefonica H24 al numero 366 45 42 467. Lo studio dentistico del dottor Emanuele Manfredi si occupa di implantologia, conservativa, ortodonzia, protesi fissa e mobile, odontoiatria pediatrica, pedodonzia ed endodonzia. Siamo a Mugnano, in via Conte Caracciolo 13. Seguici su Facebook e Instagram. Studio dentistico di Emanuele Manfredi. Il tuo sorriso è il nostro successo. Dal 1910 le nostre carni sono scelte dai migliori punti vendita e dai più prestigiosi